Zippolini. Bentornati su ODP Officina del Pilota. Io sono Matteo e oggi guido una 500 Abarth 595 competizione con il cambio automatico MTA, mentre il mio amico Justin Capelli guiderà la sua 500 Abarth molto pepata, super modificata, con il cambio manuale. Ciao Matteo, un piacere essere qua con te in questo video e mi presento. Per chi non mi conosce, sono Marco Justin Capelli, proprietario di questa 500 Abarth. Magari qualcuno l'ha già vista in qualche video dove l'abbiamo trasformata completamente. Nel video analizzeremo alcune tra le caratteristiche principali di queste due auto, ponendo la nostra attenzione principalmente sui due cambi. E cercheremo di capire insieme se vale la pena mettere mano al portafogli per modificare in modo radicale un'auto del genere. E quindi mettiti le cuffie, mettiti sul divano, iscriviti al canale, attiva la campanella e sappi che questo video è sponsorizzato da Car Vertical, di cui parleremo tra un po'. Buona visione! Molto belli i pedali, il pedale del freno è estremamente grande. A chi piace frenare col sinistro è perfetto. Non adoro assolutamente il fatto che il volante non sia estendibile in profondità, quindi mi costringe, per avere un angolo di 90 gradi che qui neanche c'è, a stare col sedile molto in avanti. Però a me, che piace guidare le giapponesi dove le gambe sono un po' più stese, questa cosa qui nell'Abarth 595 non esiste. Sappiamo che la seduta è alta, l'abbiamo detto più volte, ma da city car la seduta alta è più comoda. Io scendo dalla Mini, che è bassissima, una fatica che non ti dico, soprattutto quando monto i tubolari della Sparco. Filippo, il proprietario, che di motori ne ha visti tanti, si compra la 595 competizione per due motivi fondamentalmente. Uno, l'estetica, macchina molto bella dentro e fuori, e dopo ve la faccio vedere, e anche un po' per il discorso che comunque è una macchina che ha un bel carattere. Questa è una macchina che tutta originale già diverte, è una bella macchina allegra senza troppe pretese, ergo il cambio automatico robotizzato funziona per un signore, ragazzo signore, che va al lavoro e si va a fare il fine settimana a pranzo fuori. Anche perché l'idea delle palette al volante che girano con esso, galleria, è comodo avere le palette sempre qui tra le dita. Secondo me questa macchina va bene anche con questo cambio. Sì, il cambio manuale, gestualità, l'ho detto mille volte, tre pedali, punta attacco, tutto figo, ma qua non hai ste grandi prestazioni che devi fare il tempone in pista. La vedo nel complesso una bella mossa di marketing. Dovevano vendere questa macchina a un pubblico più vasto, oltre che a quello del semplice appassionato che vuole scannare come noi. Insomma, loro sono stati furbi. Sentiamo che dice Justin del cambio automatico. Il cambio MTA per l'Abarth principalmente è un cambio semi-automatico robotizzato, non è per niente un automatico classico, dove c'è un robottino che va principalmente, diciamo in maniera molto grossolana, a cambiare la marcia al nostro posto. E anche per questo, gran peccato, che il cambio è veramente molto lento, fa comunque un po' tra virgolette ridere, perché è stato presentato la prima volta con l'Abarth 695 tributo Ferrari, che voleva essere un tributo al cambio F1 della Ferrari 430 scuderia. Però possiamo ben capire che Abarth non ha fatto proprio un lavoro molto simile al cambio F1 Ferrari. Cara Abarth, già che ci dici tributo, ci fai pensare che questo cambio sarà molto veloce. E invece... Ma come mai, ragazzi, è così lento il cambio, soprattutto non tanto in scalata, ma quando andiamo ad aumentare la marcia? È così lento a causa di un cutoff veramente molto importante che va a penalizzare drasticamente le performance. La macchina quasi si siede, taglia completamente potenza e erogazione, crea un sbilanciamento in avanti, un trasferimento di carico. E quando la marcia viene inserita, il motore deve riprendere giri per appunto dopo a dare il meglio di sé, la macchina è praticamente morta. Quindi proprio si sente un la macchina si siede per poi ripartire. Vi do un piccolo esempio. Una volta stavo uscendo dal casello dell'autostrada, ero in terza, abbastanza sui range giusti per quanto riguarda l'erogazione di una 1446, che ero sui 3.000-3.500 giri, dove c'è il picco di coppia. Ho visto che stava arrivando un furgoncino abbastanza veloce, ho detto vabbè, non ho neanche buttato giù tutto completamente l'acceleratore, perché lì si sa che qualsiasi cambio automatico avrebbe scalato marcia inutilmente, perché la macchina era nel giusto range di coppia. Però io l'ho sfiorato il giusto, purtroppo la macchina, perché l'MTA
funziona completamente a caso. Ha scalato, la macchina mi si è fermata quasi per poi ripartire, ho perso un sacco di secondi e il furgoncino mi sta venendo addosso. Quindi oltre comunque ad avere delle performance che non sono il massimo per la guida sportiva, ha anche comunque, secondo me, in determinate condizioni un tot di pericolosità. Giusto, ma io ancora non voglio parlare male di questo cambio. Andiamo in manuale. Che adesso, ragazzi, ci sono delle curvine, me lo voglio sentire un po' il cambio, vediamo come si guida tra le curve. Questa è una gran bella trazione anteriore, io portai una 695 biposto record sul channel already e mi piace tanto da guidare sta macchina. Non è assolutamente una macchina lenta, si accendono le quattro frecce quando freno un po' più forte, il che è orripilante. Sì, potrebbe essere un po' più veloce il cambio, ma molto molto divertente. Ascoltiamo il cambietto, eh. Farla andare in maniera significativa, come comunque va adesso la mia 500 Abarth, bisogna metterci molti soldi alla mano. È stata completamente revisionata di ciclistica, di motore. Il cambio manuale col castelletto è diventato molto molto più godibile. Con questo scarico poi, ragazzi, sentite come urla. Un bel differenziale autobloccante per far scaricare tutta la coppia della mia macchina e comunque darci una gran bella percorrenza in curva, portandoci all'interno in maniera molto netta, senza farci comunque sottosterzare. Ci fa scaricare completamente i cavalli. È stato messo anche un bel assetto con taratura track day e delle componenti motorsport suitable, come i braccetti, i vari tiranti e le varie balle anti-rollio maggiorate. Poi, per cercare comunque di rendere molto più godibile il cambio manuale, si è andati a installare un castelletto che ha reso comunque il cambio molto più preciso, molto più duro e molto più secco. Però bisogna andare a spendere oltre i 1000 euro per rendere il cambio molto più bello nella guida sportiva. Però, ragazzi, va a cambiare in maniera significativa. La macchina non ha praticamente più rollio, non si contorce praticamente quasi più, gestisce veramente in maniera molto buona tutta la potenza che viene scaricata sulle mie semi slick da 215 35 R18. Sì, perché ho fatto omologare anche i cerchi da 18 pollici. Lo sterzo, avendo molto più camber, è diventato molto più bello da guidare, molto più preciso. Però comunque non resta che comunque un gran difetto, perché non è minimamente comunque paragonabile a quello di auto comunque un po' più sportive e un po' più belle da guidare. E un gran difetto, ragazzi, rimane comunque quello della pedaliera, che non è proprio il top, soprattutto per fare un tacco punta. Io faccio una sorta di doppietta che ormai ho imparato nel tempo, però non è proprio il massimo per la guida. Però così va davvero forte, ragazzi, vi posso garantire. La macchina diventa divertentissima, veramente una lama anche nel misto stretto. Pesa poco, pesa sui 1000 kg. Possiamo capire che 270 cavalli su 1000 kg e una ciclistica completamente revisionata track day, con tiranti in uniball e tutto quello che possiamo andare a montare, vedete, è rigidissima, la fa diventare una lama pazzesca. Però la domanda che sorge: ma ne vale veramente la pena? Ottima osservazione, Justin. In effetti 270 cavalli su 1000 kg sono un ottimo rapporto peso-potenza. Ma la domanda è la seguente: vale la pena spendere tutti questi soldi per modificarla, o è meglio comprare direttamente
un'auto di un livello più alto. A Justin la 500 Abarth da originale non piaceva molto, mentre a me, considerato il segmento, devo dire che non mi ha deluso affatto. Tirando un po' le somme, ragazzi, se dobbiamo pensare di spendere oltre 10-20 mila euro su una 500 Abarth con un prezzo d'acquisto comunque importante, perché soprattutto si sono rivalutate tantissimo nell'ultimo periodo, sono io il primo a dire che sicuramente sarebbe molto più saggia la scelta di andare a comprare magari delle auto nettamente superiori, ma non Golf GTI eccetera, ma auto come Porsche Cayman, come una Honda S2000 o tantissime altre auto molto più performanti a 500 Abarth. L'unica cosa che posso dire per la mia esperienza, che l'emozione però che ti regala questa piccola scatoletta è veramente indescrivibile, soprattutto grazie anche ai suoi difetti che la rendono un po' comunque un po' pericolosetta, nonostante anche tutte le varie modifiche che ha fatto. Con pericolosetta, ragazzi, ovviamente intendo che se l'ha buttata 200 km orari in curva dovete pregare per uscirne vivi. Anche originale è una macchina che cammina, un ventenne che se la compra pensa che è un missile. Uno come me ti dice sì, è divertente. Per fortuna, ragazzi, si può andare a migliorare esponenzialmente il funzionamento del cambio MTA tramite aggiornamento. Le ultime restyling dal 2020 in poi hanno un aggiornamento che rende un po' più fluido e un po' più intelligente il funzionamento del cambio MTA, soprattutto in automatico. Si può andare inoltre a fare una rimappatura del cambio, dove andiamo drasticamente a limitare il cutoff, non troppo perché altrimenti comunque alla lunga può dare problemi, e a velocizzare giusto il minimo il movimento del robottino. Cioè, ragazzi, se pensiamo di comprare una macchina del genere per le prestazioni del cambio, già avete sbagliato segmento. Turbo lag, ho fatto uno short shifting, sono con i controlli inseriti per via degli pneumatici di vetro, quindi mi ha tagliato un pelo di potenza, ma macchina assolutamente spendibile, godibile, divertente da guidare, veloce. Non è una macchina che fa velocità da pazzi, ma è una macchina pensata per essere sviluppata con qualche modifica, molto carina esteticamente. Ci fai tutto, ci vai in città, ci fai pranzo fuori al mare, ci fai un paio di curvettine tipo queste e ci vai anche in pista volendo, e perché no pure con questo cambio. Bisogna vedere se regge le temperature quando sale tanto. Ho avuto modo di provare anche un Abarth con cambio MTA sia su un posto di montagna in maniera molto intensa che in una sessione di pista, sia con l'auto mappata che con l'auto non mappata, e effettivamente, come dice Matteo, è assolutamente vero, bisogna stare attenti a non innalzare troppo le temperature perché altrimenti inizia un po' a impazzire. Delle volte può capitare che vada in folle completamente a caso, cosa molto pericolosa, soprattutto se siamo a alte velocità, magari entrando anche in pista con un determinato carico della macchina, non è proprio una cosa simpaticissima. Inizia un po' anche a cambiare a volte, a scalare a caso o a aumentare la marcia completamente a caso. Se volete, comunque vedete che ci sono tanti video su YouTube dove si vede purtroppo questo comportamento abbastanza anomalo. Il mio consiglio quindi è quello di utilizzarla comunque, però state molto attenti alle temperature e a non sollecitarlo troppo. Carino anche che quando schiacci il tasto sport ti cambia qui il dashboard, no? Ti mette la bandierina come per informarti che siamo un po' più prestanti. Tetto apribile, non è una cabrio, ma è come se lo fosse. Il montante, ecco, ti priva di quella di dire è una cabrio vera. Il suono che esce dallo scarico è bellissimo, questo timbro tipico. Ti ripeto, la prenderei col cambio così io. Questo esemplare è tutto originale, ha 69.000 km, il colore è molto bello, è tutta giusta, anche il cerchio nero opaco fighissimo, la pinza Brembo gialla. Car Vertical gli ha fatto un bel report della macchina,
risultava tutto in regola, tutto corretto. Filippo questa macchina l'ha comprata 2 mesi fa, ha speso 18.000 euro che non è poco e ovviamente con il report fatto da Car Vertical era più tranquillo. Da appassionato di motori io voglio sapere tutto delle auto che vado a comprare. Zero segreti, vita, morte e miracoli. Da dove viene, da chi è stata guidata e soprattutto come è stata trattata. Nei report che fa Car Vertical vengono rilevate anomalie sia sul chilometraggio ma anche se ci sono stati incidenti in passato. E ovviamente sapere queste cose è importante, uno perché non siamo tutti meccanici esperti, due perché conoscendo un po' la storia della macchina possiamo trattare il prezzo. Detto ciò, caro amico, se vuoi comprare una macchina, se vuoi un consiglio in più da esperti come Car Vertical, vai qui sotto in descrizione e ti lascio un link con il mio codice sconto. Torniamo al video. Io l'ho acquistata che era originale, cerchi da 16, 135 cavalli zoppi e una ciclistica che, ragazzi, mi faceva mettere la mano nei capelli. Però nel corso del tempo abbiamo fatto un bello stage 3 con turbina maggiorata, 270 cavalli e 400 Nm di coppia, con un bei collettori a cuore e uno scarico maggiorato che si fa sentire assolutamente, e una ciclistica completamente rivista. Come potete vedere, cerchi da 18, un assetto ribassato, freni ovviamente dedicati con questo bel 4 pompanti e dischi da 3.30, un'estetica con componenti completamente originali della 695 settantesimo anniversario. Io comunque, ragazzi, la comprerei lo stesso sempre manuale, perché per me il manuale è divertentissimo da utilizzare. Però come dice anche Matteo, per un utilizzo non estremo, non volendoci mettere tanti soldi alla mano, andrei a acquistarla anch'io con il cambio automatico. Con questo cambio l'MTA, la 500 Abarth, è stata pensata per un pubblico tipo il mio amico, 40-45 anni, che in pista non ci va neanche morto, si fa il weekendino e funziona perché è sportiva, è comoda, no? Sai, raga, il traffico anche, non ci scordiamo questo. Poi detto da me che sono un amante del cambio manuale, io adoro il cambio se manuale. Se dovessi comprare questa macchina, e non è da me quello che sto per dire, la prenderei con il cambio robotizzato, così, perché tanto non è una macchina da pazzi, da super velocità. Quindi linea di massima per avere una 500 Abarth come la mia, con 260 cavalli, barra 300 cavalli, completamente affidabili, con componenti top e una ciclistica, cosa importantissima, ragazzi, ancora di più dei cavalli, per avere comunque un handling e una guida decisamente migliore rispetto a quello originale, ci vogliono all'incirca, facciamo proprio a grandi linee, tra i 10 e i 15.000 euro. Una spesa comunque bella e importante, che secondo me vale la pena, soprattutto se non andiamo a acquistare una 500 Abarth nuova, ma magari andiamo a acquistarne una un po' più datata con qualche chilometrino che comunque è tenuta bene, e buttarci su tutti i soldi che vogliamo per renderla fottutamente divertente come la mia Blackie. E vi posso garantire, ragazzi, che è vero, rimane una 500, ma è divertentissima. Non la comprerei comunque io, perché poi questa bella spesina è 18.000 euro. Ti ringrazio ancora, Matteo, per avermi dato la possibilità di partecipare a questo video raccontando la mia esperienza nel mondo Abarth, e spero soprattutto che sia veramente molto utile per chi vuole acquistare un Abarth con cambio MTA. Bene, signori cari, io spero che questo video sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate sempre la campanella, sempre sempre, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, e importantissimo, il like, i like, like, like e condivisione del video. Ciao a tutti!